cioè, i buoni progressi che si erano visti con Verona oggi, anche se non c'è stato il risultato. Io sono fiducioso delle due prestazioni. È chiaro che oggi era più difficile perché venivamo qua in un campo difficile e sapevo che non era facile come col Verona, però la squadra tranne i primi 20 minuti ha fatto una buona partita, specialmente il secondo tempo che l'abbiamo messa nella loro metà campo. Abbiamo preso due gol su nostre, diciamo, disattenzioni, dobbiamo migliorare su questo, però la fiducia c'è perché la squadra sta giocando, ha trovato una sua identità, lo sapevamo che non si poteva avere tutto subito, però il nostro obiettivo è il 13 maggio, con questi presupposti sono convinto che questa squadra possa arrivare dove merita. Stiamo scalando l'Everest, che da ultimo posto è vero che adesso siamo ancora ultimi, però piano piano abbiamo dato un'identità, abbiamo trovato squadre forti davanti e oggi secondo me abbiamo meritato sicuramente la sconfitta, anzi un pareggio ci stava tutto. L'ultimo tempo sembrava un po' un approccio, al di là del gol che vi ha chiaramente sollevato un po' anche i piani nella partita che avevate in testa, immagino, dopo 6 minuti, però non riuscivate a cambiare passo, questo in questo ultimo tempo. È vero, il primo tempo non... timido. Sì, non timido, timido, cioè... è chiaro che prendi un gol su, prendi un gol dopo 6 minuti su un calcio piazzato, con la nostra disattenzione per non aver coperto, diciamo, le posizioni che dovevamo aver coperto, ti può creare dei problemi. Quando tu sei in vantaggio e cerchi di aprire le situazioni, ti trovi, non riesci a trovare le misure. Però tiri in porta noi oggi non le abbiamo prese. Loro hanno fatto due salvataggi sulla linea, due svirgolate dal limite, da vicino alla porta e l'hanno buttate fuori. E quindi son convinto che questa partita qua doveva finire in pareggio. Nonostante che parti con un handicap dopo 6 minuti qui a Venezia, e la squadra ha reagito bene, secondo me, specialmente nel secondo tempo che abbiamo cercato di cambiare, sicuramente abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo cambiato modulo e abbiamo messo in difficoltà secondo me il Venezia. Senti, sul gol si tratta anche di un errore collettivo perché non esce bene la difesa, perché permette a lui di tirare senza fare nomi. Secondo me lì deve esserci due giocatori che vanno a caccia della palla, esatto, per andare a contrastare su una respinta nostra, perché la palla corta, è stata respinta corta, su una palla respinta corta e al limite dell'area bisogna andare con cattiveria sulla palla. Non l'ha fatto nessuno. L'abbiamo fatto nessuno, l'abbiamo fatto tirare, diciamo, portiere copertissimo. Portiere c'erano 22 giocatori, se non 20, se l'hai trovata nel suo angolo, nella sua mano poteva sicuramente vedere. Ok. L'episodio finale dal quale è nato la missione. Non c'è da commentare niente, c'è da andare avanti. Ci sono tante situazioni che se vediamo quello dobbiamo vedere altre cose allora, e quindi non sto a commentare episodi che sono da campo. Quindi se si parlerà del Padova scorretto, noi siamo tutt'altro che scorretti. E quindi... Ma lì secondo te com'è andato? Non ci ho pensato? Non lo so. Perché non hai ridato? Non te lo so dire, io ero lì che parlavo con un altro e quindi con un mio collaboratore, quindi non ho visto. Se loro l'avevano buttata fuori, avevano calciato, loro hanno detto che l'avevano calciata fuori. Sì, l'hanno messa fuori. Se loro hanno detto che l'hanno messa fuori. È normale che loro dicano l'hanno messa fuori perché mancava 32 secondi alla fine. Quindi no, perché c'era un giocatore coi crampi, ce lo inventano coi crampi. Parecchio ho visto stare a terra e perdere tanto tempo. Parecchio ho visto fare falli tattici. Quindi se parliamo di scorrettezza, bisogna guardare in globale la partita. Noi siamo tutt'altro che scorretti, siamo una delle poche squadre che ha preso poche espulsioni e ammunizioni. Poi l'episodio poteva essere interpretato in vari modi, se uno lì che pressava lo buttava fuori, non lo so, io non l'ho vista bene, dico la verità, non so chi ha buttato fuori la palla di loro, però poteva essere pressato dal mio giocatore e lui l'ha buttata fuori perché ha visto in difficoltà. Non commento questo episodio, commento quello dopo, che mi sembra che siano stati un po' troppo esagitati. L'aveva messa fuori Vicari, il portiere l'aveva messa fuori. Non te lo so dire che l'ha messa fuori, sinceramente non Vicari, lo so. Vicari? Non lo sono sicuro che l'ha messa il portiere fuori, non sono sicuro, guarda. Però non voglio dire delle bagianate. Sei sicuro il portiere? Sicurissimo, mister. Sicurissimo? Posso garantire, mille per tutti. Bene, va bene.
non però, è... ti sei comportato. Trevi sarebbe dovuto chiedere scusa perché ho detto ho fatto una cavolata. Trevi sarebbe dovuto chiedere scusa. Sì, però tu non è, sei comportato bene dopo. Insomma, il suo giocatore che ha fatto una cosa di responsabilità. Ho detto, io ho detto. Io di me mi sono le responsabilità. Bene. Stiamo parlando delle decisioni della sua squadra. Io ho detto che non so chi l'ha buttata fuori. Qui tu mi hai detto il portiere. Bene. Sì, sì. E vedo che l'ha buttata il portiere. Certo. Io stavo parlando con il mio problema, non so come andare. Io ho visto quello dopo. Certo. E quindi. Se avesse fatto gol. No, certamente. Certamente, io sto parlando di questo episodio che. Può essere intrapreso in un modo scorretto. Ti ho detto che non so chi l'ha buttata fuori. Io sto commentando quello dopo. Io sbagliato. No, ma non te, ho detto dopo. No, no. Quello lì è il tuo episodio, sono cose normali del calcio, sai quante ne ho fatte io quando giocavo, quindi per lavoro non sto parlando del tuo. Dopo essere insultato, essere preso. No, quello. Tuo episodio per secondo me fa parte del calcio. Che te ti dispiacerà perché quest'altra domenica non sarai sicuramente del Venezia. Io sto commentando il dopo. Il tuo episodio ci sta perché quando sei lì concitato poi mi hai detto che l'ha messo fuori il portiere, so che uno può avere la nazione, sicuramente. O sto parlando quello di dopo, quello che è successo dopo. E cosa è successo dopo? Io non ho mai insultato nessun giocatore, vengo insultato, sta buono di qua di là, se permetti io incito i miei compagni, urlo con i miei compagni, cioè sentirmi anche essere insultato mi dà noia, sinceramente. Cioè, io parlo solo esclusivamente con i miei giocatori. Con gli avversari non ho mai parlato e mi viene anche, se alla fine mi viene anche a prendere in giro mi dispiace aver preso. In generale, fa parte del calcio, poi bisogna sapere accettare le sconfitte e le vittorie. Però io mi sono sempre comportato realmente, come anche alla fine con l'arbitro abbiamo discusso per una situazione antecedente al rigore. Mi hanno detto che il rigore era netto. E dico questo perché non ho visto niente, però antecedentemente se vai a vedere c'era una situazione nostra, a nostro favore. Però fa parte, ho detto, del calcio che stiamo commentando, la colpa secondo me anche è nostra, che dobbiamo essere un po' più cattivi, anche da parte mia forse devo fare un cambio più veloce, non lo so. Va bene? Grazie. Grazie.